Noi adesso però cambiamo argomento, parliamo di musica. 40 anni fa moriva Rino Gaetano e il profilo Facebook di Rete 8 ci ripropone un documento esclusivo che è stato pubblicato anche sul nostro sito rete8.it e allora noi vorremmo parlare proprio di questo con il collega Luca Pompei. Ecco Luca, ti vedo pronto in diretta con noi, buongiorno a te. Allora dicevamo parliamo di musica e di questo documento esclusivo. Sì, buongiorno Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Esattamente 40 anni fa ci lasciava Rino Gaetano a causa di un terribile incidente stradale. Ben 5 anni fa la nostra Antonella Micolitti riuscì a estrapolare un documento straordinario fornitoci tra l'altro dallo storico fondatore di Radio 103, una radio privata di Chieti, Andrea Ledda. Si tratta di un intervento audio di Rino Gaetano durante un concerto al Flexus di Francavilla, dove si lamenta con alcuni avventori che chiacchierano mentre lui canta. Un documento eccezionale appunto proposto dalla nostra Antonella Micolitti sul nostro sito www.rete8.it 5 anni fa, che noi siamo andati a ripescare e abbiamo riproposto ai nostri amici di Facebook. Ci manca tanto Rino Gaetano, straordinario cantautore, un talento unico, purtroppo scomparso a causa di un incidente stradale, ed era anche molto legato all'Abruzzo. A una sua famosissima canzone si lega proprio alla città di Pescara, con un verso anche vagamente in dialetto abruzzese, scritta proprio a Pescara, ma poi le sue tante amicizie qui in Abruzzo l'abbiamo voluto ricordare così. Anna, prima di lasciarti ti ricordo anche un pomeriggio abbastanza intenso sul nostro profilo Facebook, perché intanto alle 3 la diretta del big match di eccellenza tra L'Aquila e Chieti con la telecronaca del nostro Enrico Giancarlo, una partita che potrebbe decidere le sorti di questo campionato. I soliti dati li hai già detti tu, ma li riproporremo nel dettaglio per quanto riguarda i contagi Covid, e poi nel tardo pomeriggio vi proporremo, a proposito della giornata mondiale della bicicletta, una bella manifestazione del comune di Pescara con una biciclettata che partirà da Piazza Italia, attraverserà il centro storico di Pescara e poi, dopo aver percorso il ponte di ferro, tornerà verso la Madonnina. Vi proporremo questa diretta social. È davvero tutto, Anna, a te la linea.